Bene, Grazie. intanto grazie, grazie, grazie anche a Claudio Bertamello che, scusate, sto facendo partire lo schermo, al quale cerco di collegarmi come meglio riesco, perché ha già parlato di behavioral change, le scienze comportamentali, appunto. Io ci aggiungo anche la nudge, le spinte gentili. E niente, introducevo proprio anche per collegarmi agli argomenti di esposti da Claudio Beltramello sul cambiamento, con la frase con cui abbiamo introdotto il Nudge Day 2 della Toscana lo scorso ottobre. Non c'è progresso senza miglioramento, non c'è miglioramento senza cambiamento e non c'è cambiamento senza l'adozione di nuovi comportamenti. Per cui ora andrò a parlarvi, cerco di essere più veloce possibile su questi sei argomenti. Quindi le scienze comportamentali e la nudge, che cos'è, come, quando si applicano e perché. Sarà un percorso fatto per immagini. Vi proporrò delle applicazioni nudge in diversi ambiti, vi racconterò delle caratteristiche di un intervento di spinte gentili o nudge, cioè easy, attractive, social e timely, il famoso paradigma East del Behavioral Insight Team di Londra. Sulla base di questo paradigma faremo alcuni esempi di applicazioni in ambiti sanitari, giusto un paio di esperienze ARS per dire che anche noi ci siamo cimentati, anche con una certa soddisfazione sulla nudge, e poi vedere quegli aspetti di implementazione del PDTA che hanno a che fare con l'aderenza alle linee guida e alle evidenze. Quindi io inizierei velocemente questo percorso dal primo punto, no? Perché in realtà noi abbiamo iniziato a parlare di Nudge nel maggio del 2019, era la prima volta che, a quanto ci risultasse, che si parlasse di scienze comportamentali nel panorama anche istituzionale toscano. Dal momento che l'argomento era piuttosto, insomma, nuovo, abbiamo deciso di introdurlo con un'immagine, che non è l'immagine ufficiale, come vedremo, quella della Nudge. Però era l'immagine del bosco della complessità. Cosa vuol dire il bosco della complessità? Immaginiamo che noi dobbiamo, quando operiamo le nostre scelte nel quotidiano, nei luoghi di lavoro, ci muoviamo in contesti molto complessi, e questo bosco molto fitto da attraversare, dove non è sempre facile individuare tra i diversi quello che è il sentiero giusto, quello che ci porta nel modo più sicuro, affidabile e tempestivo possibile alla meta, alla radura oltre il bosco. Però può succedere che in questo bosco, che è un po' magico, accadano delle cose strane, cioè la nostra attenzione viene colta da dei frusci, dei rami che si spezzano, degli scricchioli, che ci portano a indirizzare la nostra attenzione verso magari un cespuglio che nasconde un sentiero che inizialmente non avevamo visto, no? Noi abbiamo le nostre mappe, però non siamo sempre in grado di trovare il sentiero giusto. Oppure in altri momenti, in prossimità di un bivio, c'è un tronco caduto su una delle diramazioni del bivio che ci impedisce di andare in quella direzione e automaticamente ci guida in quell'altra. Ebbene, questi elementi non sono occasionali, ma sono creati da questi nudge. Per noi i nudge sono tipo le creature del bosco della complessità che ci danno, attraverso questi artifici, aiutano il viandante a scegliere la strada giusta. Qui ringrazio la nostra collega Claudia Sass, che oltre ad essere un'abile statistica e pure pittrice, che ha realizzato questo acquarello del bosco della complessità. Questa era la prima immagine di Nudge. In realtà, Nudge, spinte gentili, facciamo un passo indietro. Che cosa vuol dire? Banalmente, facendo un confronto tra due dizionari, l'Oxford e il Cambridge, Nudge vuol dire dare a qualcuno un colpetto col gomito per richiamarne l'attenzione, secondo l'Oxford, ma anche secondo il Cambridge, sempre citando il gomito, incoraggiare o persuadere qualcuno a fare qualcosa usando modi gentili piuttosto che energici o diretti. Entrambi fanno riferimento a un tocco leggero, una spinta gentile, ed è per questo che noi parliamo di spinte gentili. Quando è che si inizia però a parlare di Nudge? E questa è la seconda immagine, la vedete in alto sulla sinistra. C'è l'elefantessa, che non avendo il gomito ovviamente, ma la proboscide, con dei leggeri colpetti sospinge il proprio cucciolo lungo il percorso. Questa era la copertina di un libro di Richard Taylor e Cass Sunstein. Richard Taylor vincerà il Nobel nel 2017.
Nobel per l'economia, proprio in riferimento alle scienze comportamentali. Ma la cosa interessante è che questo libro viene pubblicato quando? Nel 2008. Ora, pensate a cosa succedeva nel 2008. La più grande crisi finanziaria, dicono alcuni, del dopoguerra. Quell'anno falliva la Bear Stearns, Lehman Brothers, Fannie Mae e Freddie Mac. E questo cosa vuol dire? C'è stato un... È andata in crisi un po' la razionalità. Se voi pensate quanto pubblicano gli economisti, gli econometrici, ma anche gli analisti finanziari tutti gli anni, e nessuno, tranne Jean-Paul Fitoussi, era riuscito a prevedere una crisi di questa entità. Qual è il presupposto che è andato in crisi? Tutti questi modelli assumono la razionalità del consumatore, comunque dell'agente economico. E qui invece andiamo proprio a parlare di questo. La razionalità, insomma, come ci ha detto anche Claudio Beltramello parlando di queste di meta razionalità, effettivamente ha un ruolo che va ridiscusso. Andiamo quindi all'immagine numero 3. Abbiamo visto il bosco, l'immagine originale, abbiamo visto quella, l'immagine ufficiale della Nagia, quindi l'elefantessa. Vediamo anche un'immagine normale, questa è un'immagine comune, no? Questa è una foto scattata davanti al nostro ufficio. C'è un percorso disegnato appositamente con il ghiaino per arrivare all'uscita. Però guardate, qual è il comportamento delle persone? Paglia, paglia lungo l'erba, si vede chiaramente. Perché a volte quando si fa il disegno poi bisogna tener conto, come diceva Claudio Beltramello, di come si comportano le persone. In questo caso è un taglio funzionale, non estetico, ma è funzionale perché porta nella stessa direzione del vialetto, quindi ci si arriva all'uscita. Non è sempre così. E quindi, per vedere che non è sempre così, scomodiamo un altro premio Nobel, questa volta nel 2002, Daniel Kahneman, israeliano, psicologo, che nel 2011 pubblica il citatissimo Pensieri lenti e veloci. E Kahneman ipotizza questi due sistemi, no? C'è il sistema 1, che è quello ancestrale, che abbiamo ereditato da quando ancora eravamo, come si dice, cacciatori, raccoglitori, che avevamo bisogno di fiutare e percepire immediatamente il pericolo, se no ci rimanevamo secchi. È un sistema di ragionamento veloce e intuitivo. Il sistema, il secondo, il sistema 2, è lento, logico, riflessivo e... Insomma, l'interazione tra questi due pensieri, tra questi due sistemi, questa meta-razionalità, che si basa sulle cosiddette euristiche bias, può essere sintetizzato anche dalla prossima immagine. Questa è un'immagine che ho chiesto a un'altra collega, che oltre ad essere psicologa è anche vignettista, Claudia Gatteschi, dice: ma tu come li rappresenteresti in una vignetta i due sistemi? E lei ha creato questo. Ci sono due individui di fronte a un rischio. Chiaro. Il primo raccoglie tutte le informazioni per valutare il rischio, come si fa giustamente nelle valutazioni dei rischi. Il secondo invece, che è quello animato dal sistema 1, quello più ancestrale, adotta una strategia, una soluzione molto più veloce. Quindi, si diceva, i bias e le euristiche che avevamo citato prima, ora non mi addentro in discorsi da psicologi, eccetera, sono comunque costrutti fondati su ideologie e pregiudizi. E mentre le euristiche sono quei procedimenti mentali intuitivi e sbrigativi, quelle scorciatoie mentali, no? O competenze anche metarazionali che ci aiutano nel prendere decisioni veloci, i bias sono delle euristiche pensate male perché si basano su delle percezioni errate o deformate o su errori cognitivi, quindi sono euristiche che funzionano male, come se nelle immagini del vialetto il percorso sull'erba non portasse all'uscita dall'ARS, ma portasse da un'altra parte, ecco, fondamentalmente. E questo ci porta alla quinta immagine di questo percorso. Questa presa sempre da Kahneman, ha provato a sintetizzare quali sono i bias. Voi non leggete niente, ma ne sono assolutamente consapevole, per quello chiamate immagine, non grafico o altro. Serve solo per dire nel nostro agire quotidiano da quanti bias siamo condizionati. Ce n'è un'infinità, anche a leggerli tutti ci vorrebbero ore. Però ci sono quattro grosse aree, in alto a sinistra. È un problema spesso ricordare, specie nel bosco della complessità, in un ambiente complesso,
come quello ospedaliero, come sanità, ma in tanti altri, ricordarci le informazioni veramente rilevanti per la scelta. A volte poi in alto a destra le informazioni sono troppe, come faccio a trovare quelle che mi servono? E alcune magari in basso a destra hanno anche poco senso, nel senso per noi non abbiamo anche le competenze per analizzarle, e poi comunque basso a sinistra rimane sempre l'idea che dobbiamo agire in fretta. Claudio Beltramello faceva l'esempio dei reparti, cioè quando non c'è neanche il tempo per andare in bagno perché c'è troppo da fare, bisogna muoversi velocemente. Quindi, quando parliamo di nudge, parliamo di politiche di intervento sui comportamenti. Velocemente, ci sono tre tipi di la regolamentazione, no? Di solito si interviene che prevede un atteggiamento sanzionatorio, vedete, limitare la mobilità tra i comuni nel periodo natalizio, si prevede un atteggiamento sanzionatorio. Poi ci sono gli atteggiamenti di incentivo, l'atteggiamento premiante. Pensate a ridurre l'utilizzo di carta, cioè promuovere i pagamenti elettronici col cashback, se funzionasse la piattaforma. E questi sono atteggiamenti che danno un premio a chi adotta i comportamenti desiderati. E poi c'è la persuasione, cioè i nudge, che sono quelli che si limitano solo a persuadere l'individuo sull'opportunità di un comportamento senza, e che fanno leva sostanzialmente sul criterio del costo efficacia, perché in genere costano poco, non portano cambiamenti dirompenti, ma alla fine, facendo un bilancio costo-benefici, tendono ad avere una valutazione positiva. Quindi, gli interventi, quali sono gli obiettivi di un intervento nudge? Sostanzialmente modificare il comportamento degli individui, anzi persuadere a modificare il comportamento senza limitare le libertà di scelta della persona, quindi la sua capacità di autodeterminazione. Si è parlato di scienze comportamentali e di nudge. Ecco, banalmente, gli scienziati comportamentali si occupano di studiare i comportamenti, di individuare quali sono i bias, cioè gli errori basati su percezioni cognitive errate. A quel punto lì, fatta quel tipo di analisi, intervengono quelli che chiamo i nudgisti, cioè che nell'ambiente in cui vengono fatte quelle scelte cercano di individuare gli elementi che inducono il bias e quindi creare l'architettura, un'architettura diversa delle scelte. Lo vedremo meglio dopo. Questa è l'immagine dell'iceberg che fa vedere come in realtà il nudge è la parte che emerge, quindi il grosso del lavoro sta sotto da parte degli scienziati comportamentali. E quindi vediamo alcune applicazioni, tanto per fare un'idea, in ambiti vari. Ora, prima di arrivare a questo, questa è l'applicazione massima. C'è un'immagine, l'immagine ufficiosa della nudge, non è una bella immagine, ve lo anticipo, però chi studia queste cose fa parte del suo immaginario. Allora, si tratta di un urinatoio dell'aeroporto di Amsterdam. Qui qualcuno, per risparmiare sulle pulizie, gli è venuto in mente, non so se avesse studiato scienze comportamentali, però ha disegnato una moschina. Molti di voi conosceranno già questo esempio. Il presupposto comportamentale è che se a un individuo metti davanti un obiettivo, l'individuo tende a prendere la mira. 80% di spillage reduction, che evito di tradurre. Attenzione però a dei casi, ecco, non prendetela troppo. Altri esempi di spinte gentili, ma anche di cambiamento dell'architettura delle scelte. Guardate l'esempio delle tazze di caffè, no? Allora, sono stati condotti degli esperimenti, degli studi sulla base di due alternative, no? Dove c'era l'alternativa base 5 dollari e pregiato 6 dollari. La gente tendeva a comprare quello base 5 dollari. Cosa è stato fatto? Hanno aggiunto una terza opzione, hanno cambiato l'architettura delle scelte. Al base pregiato hanno aggiunto la versione deluxe a 9 dollari. Quella che prima a 6 dollari era una, o 6 sterline, ora non so, era un'opzione ritenuta costosa, poi è diventata ragionevole e quindi molte persone hanno iniziato ad acquistare l'opzione pregiato da 6 dollari.
Ancora sotto, per facilitare la scelta di prodotti salutari nei supermercati, venivano creati dei veri e propri percorsi con le linee verdi che ovviamente portavano verso il reparto frutticolo o altro. Sulla sinistra c'è una scala, quella scala suona, cioè ogni scalino è una nota diversa, per cui le persone erano incentivate a non prendere la scala mobile, ma a fare del movimento, anche a risparmiare l'energia della scala mobile, tra l'altro anche saltando da uno scalino all'altro per creare una melodia. Questo è un altro esempio, insomma. Cose anche piuttosto particolari, come la successiva, anche qui proprio si fa riferimento all'orgoglio della persona, alla pretesa atleticità di una persona nell'evitare le scale mobili. Quindi giusto un esempio simpatico. Passiamo però, ecco, quali sono le caratteristiche di un intervento NACE? L'acronimo IST fa riferimento a Easy, Attractive, Social e Timely, ovvero innanzitutto Make It Easy, la semplicità, creare percorsi di scelta predefiniti, eliminare le barriere per seguire il percorso socialmente desiderato, la scelta socialmente desiderata. Make It Attractive, cioè attirare l'attenzione sulle informazioni rilevanti per fare la scelta giusta, sviluppandone la consapevolezza. Questo è più figo, make it social, cioè le norme sociali, fare riferimento a come si comportano gli altri individui, cioè le persone a cui ci rapportiamo, quelle simili a noi, quelle che stimiamo o quelle che, con cui ci identifichiamo a livello individuale, di comunità, ma anche i famosi testimonial. E poi alla fine, ovviamente, make it timely, cioè proporre, cioè l'intervento deve essere realizzato nel momento in cui l'individuo è più ricettivo e questa è la tempestività. Proviamo a vedere in questi casi, no? Alcuni casi, make it easy, cioè facilitare la scelta. C'è il famoso esempio cioè del consenso alla donazione degli organi, opt-in. Quando vado a rinnovare la carta d'identità mi dicono: vuoi dare il tuo consenso alla donazione degli organi? C'è un certo tipo di risposta. Cambiamo l'architettura delle scelte con l'opzione di default. Andiamo a rinnovare la carta d'identità e ci dicono: lei risulta già donatore di organi, vuole derogare da questa scelta? Vuoi ritirare il tuo consenso? In questo caso qua, nel caso di opt-out, quando uno è già l'opzione di default, l'ha già tirato dentro, è sicuramente più efficace. Andiamo sul make it attractive. Questa è una slide del Behavioral Insight Team che hanno partecipato al nostro webinar dello scorso, no, al NACE Day 2 dello scorso ottobre. Ridurre gli appuntamenti mancati in ospedale, il reminder di cui parlava Claudio Beltramello, però reminder particolari, cioè nel secondo, molto efficace, ti dicono che se non ti presenti diventi un costo per il sistema, 160 sterline più o meno, molto efficace nel ridurre gli appuntamenti mancati. Anche questo, attirare l'attenzione sulle informazioni rilevanti per l'aderenza terapeutica, cioè mettere quante pastiglie al giorno direttamente sulle confezioni. Uno, ci sono informazioni che ha a portata di mano, sono leggibilissime, sono facili da interpretare e le informazioni sono estremamente semplici da seguire. Eppure anche questo, questa è un'altra immagine. Lavarsi le mani, no? L'igiene delle mani. Qui creare anche qui dei percorsi che facilitano la scelta, che attirino l'attenzione soprattutto. Andiamo avanti. Make it social. Qui l'aspetto della rilevanza sociale. In questo studio i farmacisti hanno chiesto ai loro pazienti di sottoscrivere degli impegni nel portare a termine nel migliore dei modi e nel completare le loro medicazioni. Però hanno sottoscritto, firmato un adesivo che aveva anche dei messaggi di warning quello che poteva accadere se non avessero rispettato la terapia e conseguenze anche in termini di costi per la società. Quindi sottoscrivere un impegno rispetto agli altri. Metterci la faccia, non lo so.
Questo è bellissimo perché è un'immagine che abbiamo appeso anche noi al bagno del nostro ufficio. La competizione tra i generi è fantastica perché questa immagine ci dice che in tutte le specie le femmine, in tutte le specie le femmine sono più pulite dei maschi. E quindi questo è un incentivo a lavarsi le mani la tempestività, make it timely, è chiaro, non si può fare una campagna vaccinale a giugno, però anche scelto questa immagine perché è bellina, no? Richiama il freddo, richiama il buio, richiama la stagione, richiama il pericolo dell'influenza e quindi dovrebbe essere più utile a ricordarci che ci dobbiamo vaccinare. L'hanno usata nel 2013 e nel 2014 in Regione Lazio, poi non l'ho più trovata, peccato perché era bellina. A questo punto dice, ma voi chiacchierate tanto, ma voi cosa avete fatto con la Nagia? E così vi dico un paio di esperienze velocissimamente, antibiotici e vaccini. Ora, eravamo nel febbraio del 2018 e 103 medici di medicina generale della provincia di Firenze hanno ricevuto una lettera che gli diceva che la resistenza agli antibiotici è un problema serio, che bisogna fare attenzione all'uso mirato dei chinolonici. E poi si trovavano questo messaggio molto social. La grande maggioranza, cioè l'80% dei medici di medicina generale che operano nella tua zona, prescrive meno chinolonici di te. E per forza noi avevamo fatto una classifica di tutte le prescrizioni chinolonici e poi al 20% superiore dei maggiori prescrittori abbiamo mandato questa lettera che era costruita secondo tutte le indicazioni di scienze comportamentali, perché la cosa simpatica è che a volte basta poco, basta una lettera scritta con attenzione ad alcune cose, cioè la personalizzazione. Caro Giacomo Galletti, non lo so, la rilevanza del problema, il confronto tra pari, l'aspetto social, quello della grande maggioranza dei medici, eccetera. Gli si dà un supporto, make it easy, cioè ti diamo anche un opuscolo e il riferimento alle linee di indirizzo della Commissione Terapeutica Regionale. Poi c'erano le firme autorevoli, le informazioni sulla rilevazione dei dati, insomma, qual è stato il risultato che tra il 2017 e il 2018, tra gruppo intervento e controlli, mentre i controlli hanno diminuito comunque la prescrizione di chinolonici del 7%, il gruppo intervento l'ha diminuita del 15%. Quindi un risultato non straordinario, però sicuramente rilevante, soprattutto con un costo molto contenuto. La stessa cosa abbiamo provato a farla sulla base anche degli spunti di alcuni strumenti offerti dall'Organizzazione Mondiale di Sanità in questo documento, per aumentare l'aderenza vaccinale degli operatori dell'RSA Toscana. Cosa vuol dire? Che su un anno fa, esattamente un anno fa, abbiamo mandato un'altra lettera. Noi siamo degli stalker da questo punto di vista, ad 8 strutture della rete valore in RSA. E ecco, c'erano anche in questa lettera degli accorgimenti a cui era poi allegato un questionario. Dei riferimenti sempre personalizzata per quel che riguarda gli operatori sanitari, il riferimento al maggior carico di lavoro, il riferimento alle persone che assisti sull'importanza di vaccinarsi, no? E ecco, questi erano i riferimenti. Ad esempio, il riferimento al maggior carico di lavoro richiesto in caso di malattia dei colleghi si collega al cosiddetto aversion bias. Lo scriveva Kahneman, per la maggior parte delle persone la paura di perdere 100 dollari è più forte della speranza di guadagnarne 150. Poi, vaccinandoti, proteggerai la salute spesso fragile delle persone che assisti, attrattivo, make it attractive, su responsabilità professionale e comunque personalizzata, le persone che tu assisti. Altri riferimenti, un supporto per facilitare, make it easy, c'era un opuscolo dove c'erano tutte le indicazioni su tutti i passaggi da fare, chi chiamare, dove andare per potersi vaccinare. E poi di nuovo attrattività su consapevolezza professionale e del rischio, l'appello alla responsabilità. Risultati anche in questo caso,
risultati possibili sulla base di un questionario che aveva le stesse domande e che abbiamo mandato a una rete molto più ampia di RSA. Nel gruppo intervento, le persone che si sono effettivamente vaccinate è stato il 30, poco più del 30%, nel gruppo di controllo poco meno del 20%. Quindi anche in questo caso, con tecnica di analisi controfattuale, propensity score matching, insomma cose non immediatissime, però anche in questo caso delle lettere hanno avuto un effetto positivo. Ora, proviamo ad andare a vedere la questione dell'aderenza alle linee guida. Ovviamente ho cercato di trovare un nucleo argomentativo abbastanza credibile, perché poi il campo è piuttosto ampio, sia quello delle scienze comportamentali che quello ovviamente delle implementazioni delle linee guida. Spinta gentile per aderire alle linee guida, come diceva Cortland, portato da Claudio Beltramello prima, rendere fruibili le evidenze. Siamo stati fortunati perché è uscita una revisione sistematica a luglio sulle strategie NAGE per l'implementazione delle guide linea evidence-based. All'interno di questi studi, che sono randomized controlled trial, erano 42, ne ho selezionati alcune, e già comunque la revisione ti dice che questi interventi NAGE sono almeno comparabili con altri interventi che hanno come oggetto l'implementazione delle evidence-based guidelines. Allora faccio un rapido excursus di alcune situazioni. Diminuire l'uso dei calcio antagonisti, ok? I reminder allegati alle ricette per ottenere le medicazioni e una paginetta sintetica della linea guida. Questo è un esempio. Un altro esempio, stiamo parlando di polmonite, anche in questo caso, gli educational meetings con la disseminazione delle linee guida, ma anche la messa a disposizione di poster. E sempre di nuovo la paginetta sintetica, anche in versione elettronica, della linea guida. Anche in questo caso la disponibilità delle evidenze. Di nuovo, qua ci stiamo parlando di trattamento dell'osteoporosi, e quindi intanto la distribuzione delle linee guida inviate per mail. E qui attenzione, endorsed by local leaders, ne parlavo anche prima dell'endorsement, Claudio Beltramello, i riepiloghi delle linee guida e poi, eccolo lì, endorsement dei 5 opinion leader locali, per dare comunque credibilità e autorevolezza al riferimento alla linea guida. E questo invece è una cosa specifica sul linguaggio, siamo sempre sul make it easy, rendere l'informazione accessibile in modo semplice e tempestivo ai professionisti che devono prendere decisioni in ambiente complesso. C'è sempre il bosco della complessità, dobbiamo muoverci lì. E lì ci sono di nuovo i riepiloghi delle linee guida che vengono addirittura riscritte con plain English e specific language, cioè un inglese chiaro, che uno non sia lì, cioè bisogna leggere anche velocemente. E quindi è importante riscriverle. Quelle sono le linee guida del National Institute for Health and Clinical Excellence sulla schizofrenia, ma anche messaggi personalizzati con tecniche di scienze comportamentali, un po' come facevamo nei messaggi mandati all'RSA o ai medici di medicina generale. Questo è un po' l'ultimo esempio. Anche quando si sta tiro del function testing, nel momento in cui ci sa una scheda per la richiesta degli ordini, si crea un formato di questa scheda in modo che, da come è strutturata, è possibile prevenire che siano effettuati ordini inappropriati. E anche in questo caso viene messo a disposizione un memorandum pocket card, cioè un riepilogo in formato tascabile delle linee guida. Tutti questi interventi
sono, e questa vi faccio rivedere l'immagine che ho rubato prima in chiusura a Claudio Beltramello. Fortunatamente si è indugiato abbastanza perché io riuscissi a rubargli la diapositiva. E quindi gli ambiti studiati, le visite educazionali, aveva parlato di reminders, i workshop interattivi, ma anche gli opinion leader locali. Ora, di tutto questo, in sintesi, in riferimento alle linee guida, make it easy, rendere facili, rendere fruibili le evidenze, la semplificazione delle linee guida, la disponibilità a portata di mano a tenerle in tasca e comunque anche rendere difficoltosa la non aderenza. Make it attractive, cioè i poster e i promemoria, i reminder, diceva Beltramello. Poi di nuovo, make it social, il riferimento agli opinion leaders e la discussione delle linee guida in gruppo e poi ovviamente la tempestività, la disponibilità della linea guida nel momento in cui uno deve, il professionista deve prendere la decisione. Quindi io ora ho cercato di correre il più possibile, rifiato un attimo, grazie per l'attenzione e mi metto a disposizione della regia.